Video fuori orario, edizione speciale. Mi sento un po' come quella del TG. Ci tengo a rendervi partecipi di una cosa che avevo accennato qualche tempo fa e che aspettavo con ansia. È arrivata oggi, ora ora. La REM e Nanjing Ace Mask, la REME direttamente dal Giappone, e inizierò a testarla da oggi. La testerò per alcuni giorni e quando avrò dei dati più precisi in merito vi farò sapere. Qui ho tutta la spiegazione, ovviamente scritta in lingua originale. Mi va di culino che lo sto studiando in sti giorni, in questi periodi. Cos'è? Curiosi. È una mascherina per dormire, ma non è una mascherina normale, è una mascherina per aiutare ad avere sogni lucidi e quindi pilotati in maniera elettronica. La scienza in campo onirico fa sempre grossissimi passi avanti. Ora apro il sigillo, butto nel posacenere, al massimo prende fuoco tutto, non è un problema. Ci sono abituata agli incendi casalinghi e vediamo dentro. Anche io sono curiosa perché è arrivato ora. Allora, all'interno sempre della Remè c'è l'ennesima spiegazione uguale alla prima, ma fortunatamente in inglese, e because I speak English very well, it's a very, very fortunately gadget. Eccola! Tecnicamente, anche se poi leggerò per bene la funzione, questa mascherina, che è una mascherina elettronica con tanto di accensione, che devo scoprire dov'è, ma lo scoprirò. E mi è capitato quello giapponese in mano, ovviamente. Vabbè, allora dovrebbe essere qua. C'era la linguetta. Come sono precisi. Quindi se c'era la linguetta qua, il tasto dovrebbe stare da ste parti. Trova il tasto. Sto cercando disperatamente di capire dove si accenda. Qua non pare partire nulla. Qui parrebbe esserci un tasto. Ma non mi pare che parta. Allora, vediamola dentro. Cioè, all'interno c'è tutto il meccanismo elettronico. Che dovrebbe far partire la situazione. Mamma, guardavo se ci fosse qualcos'altro da schiacciare, ma non mi pare.
Con la fortunella che ho io sempre, capace che mi è arrivata con la pila scarica. Mannaggia la putrettola! Oh, il pulsante è qua. I microchip ci sono. La pila pare inserita nel modo giusto. Quindi, tecnicamente, mo questa allaccia. Ah, c'è il velcro. Oh! C'era il velcro. Quindi io dovrei andare a dormire con questa cosa in testa. Presumibilmente quando ho un sonno maiale, perché altrimenti non dormirò mai con una cosa in faccia. Accenderla e dovrebbe indurmi direttamente al sogno lucido. Cioè il sogno pilotato. Vedremo. Tanto devo capire perché, come se è accesa o se è spenta, perché non si capisce. Non si. Cercherò dei video tutorial. Hanno pensato bene di telefonarmi proprio ora e bloccarmi la chiamata. Vacca boia. Mo spero di riuscire a unire i due video come al solito. Allora, qui dice togli la linguetta, poi spingi il bottone. Allora, apri il velcro, leva metti la batteria e schiaccia il bottone. Poi, battery and slide the power switch on the remote. L'ho fatto. Preme 6 hello. Vediamo, tentiamo, perché qua se no mi sa che non riesco manco ad accenderla. Allora, il pulsante di start è qua. Devo tenerlo attaccato finché non parte. Ma qua non mi pare partire. Riapriamo il velcro, sempre che ci riusciamo. Ah. La pila è messa giusta. Qua ho così. È spenta. E così dovrebbe accendersi. Ma mi sa che c'ha la pila scarica. Vabbè, intanto è qua. Cambierò, metterò una pila nuova. E la testerò sperando che mi sia arrivata incolume e non si sia sfragassata nel viaggio. E poi vi farò sapere se è una condizione fattibile quella che promette la Remè o no. Rimaniamo aggiornati. Ciao. Non ci vedo una cippa.